stai facendo la mia salvezza! Ricordo di te, mostro. Tu mi hai sottratto Eleanor e l'hai trasformata in un essere così malato da non poter neanche morire. E ora gironzoli per il mio quartiere per prendere anche me. Grave errore, Daddy di latta. Dopo che ti avremo appeso a un lampione e avrai emesso il tuo ultimo affannoso respiro, voglio che ti si imprima il mio sorriso come ultima cosa. Libertà religiosa, dottoressa? Tra le quattro mura di casa sua, lei è libera di inginocchiarsi a qualsiasi feticcio tribale preferisca. Ma, Rapture, la libertà è l'unica legge. L'unico dovere nei confronti di se stessi. Suggerire il contrario, perciò, è criminale. Chiedi, Andrew. Cos'è questa grande catena del progresso, se non una fede? La catena è il simbolo di una forza irrazionale che ci guida verso l'ascensione. Non è meno mistica dei crocifissi che sequestri e fai armi.
figlio di... Guarda come fugge l'idiota! Guardati! Sei solo un volgare sudicione! Smetti! Salvezza! Sì, che dovrei dire, no? Non grazie di fare così! I miei vivevano a St. Louis Uberville nel 32. Il drop è molto peggio. Nessuno dovrebbe vivere qui. È come se la città ci pisciasse addosso. Mai asciutto. Ryan se ne frega. E Fontaine è uno sporco ladro. Ma la dottoressa Lamb importa. Siamo ancora delle persone per lei. La domenica offre una terapia gratuita. Ogni volta che ci vado, ho la sensazione che abbia un piano per Rapture. E per me. Ah!
Adam, Buffy, proprio qui! Famiglia, il mostro ha portato via un'altra delle nostre bambine. Denti di latta e vuoto come un involucro usato. Lui non la lascerà mai andare, a meno che non gli darai la caccia. Figlio di... L'Adam è vicino. Ehi, parla! Un altro membro della... Il mostro ci ha sottratto un'altra bambina e l'allontanerà da noi, come già fece con Eleanor. Fategli vedere cosa succede ai Babau quando si intrufolano in casa nostra.
Questa ferrovia per nulla, giocando secondo le regole di Mr. Ryan. Ma poi lui mi chiede di mettere tutti i miei soldi in banca per far respirare la città. E ora quei dannati del batiscafo Austin vogliono rilevarmi e dismettere l'intera linea. Io non ho famiglia e non ho tempo per gli amici. Io sono l'Atlantic Express. E questo? Questo è il capolinea. Grazie. Io sono speciale, donna! Io sono speciale!